Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Quest'estate, l'inaspettata decisione di Bianca Berlinguer di abbandonare la Rai ha fatto scalpore nel mondo mediatico. La sua lunga permanenza nella televisione pubblica italiana aveva reso difficile immaginare il suo addio. Ma forse era arrivato il momento per un nuovo capitolo nella sua carriera. Questo cambiamento ha coinciso con una rivoluzione interna alla Rai, con volti amati che hanno fatto spazio a nuovi protagonisti più in linea con il pensiero meloniano e oltre. In questo clima di rinnovamento, anche Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini hanno detto addio alla Rai per intraprendere nuove avventure in altre reti. Bianca Berlinguer non è stata da meno, mettendo la sua professionalità al servizio di Pier Silvio Berlusconi. Il suo nuovo programma, Carta Bianca, sembra al momento mantenere solide cifre di ascolto, ma le aspettative di Berlusconi Junior sembrano essere state deluse. L'amministratore delegato di Mediaset avrebbe espresso perplessità riguardo a alcuni interventi dello scrittore Mauro Corona e alle critiche di Bianca Berlinguer nei confronti della Rai. Nonostante queste incertezze, non si può ancora parlare di un flop. Giuseppe Candela, giornalista del Fatto Quotidiano e di Dagospia, ha osservato che al momento il programma è un successo. I numeri parlano chiaro. Ma c'è qualcos'altro che suscita l'interesse sia dentro che fuori dall'azienda. Bianca Berlinguer sta attraversando un periodo complesso, e questa transizione da Rai a Mediaset non è passata inosservata. Una lettrice di Nuovo TV ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla scelta di Berlinguer di cambiare rete. Alcune domande sono emerse. Si è pentita della sua decisione? Sta incontrando ostacoli, considerando che Mediaset è spesso associata al centrodestra, mentre lei è una giornalista di sinistra? La risposta sembra essere più semplice di quanto si possa pensare. Mediaset ha voluto Berlinguer e il suo pacchetto televisivo, sapendo bene cosa aspettarsi. Pertanto, è difficile credere che ci siano pressioni politiche in gioco. Forse, la giornalista sta solo cercando di adattarsi a una nuova realtà, diversa da quella della Rai, dopo tanti anni di servizio. Questo processo richiede tempo, ma al momento gli ascolti, anche se su poche puntate, sembrano premiare Bianca Berlinguer e il suo impegno in una Mediaset rinnovata, desiderosa di affrontare tematiche più serie. In conclusione, il passaggio di Bianca Berlinguer da Rai a Mediaset potrebbe non essere stato indolore, ma al momento sembra promettente. Il pubblico apprezza il suo lavoro, e la giornalista sta facendo del suo meglio per adattarsi alla nuova realtà. Resta da vedere come si svilupperà questa nuova fase della sua carriera televisiva. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.